Bene, allora, questo è l'ultimo video del primo ciclo su Atlantide, dopo continuerò con altri argomenti e più in avanti riprenderò il tema riguardo Loira Linda, che richiede una lunga trattazione perché è un libro composto di diversi capitoli e io ritengo giusto analizzarli, come ho analizzato i dialoghi di Platone, è giusto analizzare anche questo libro. Allora, dunque, siamo sempre al prologo e dunque, che descrive, il prologo descrive a grandi linee quello che il libro di Oera Linda racconta, no? E dopo appunto la creazione dell'umanità attraverso le tre madri originarie, cioè Freya, Lida e Finda, viene detto, in un libro successivo si parla a lungo di un prode guerriero di nome Friso, ufficiale di Alessandro il Grande, nato nel 356 a.C., citato anche in altre cronache storiche dei popoli del nord. In queste cronache si dice che Friso giungeva dall'India. Nell'Oera Linda l'eroe viene fatto discendere da una colonia di frisoni stanziatasi nel Punjab attorno al 1550 a.C., mentre il geografo greco Strabone menziona queste stranissime tribù indiane, da lui chiamate in modo generico Germania. Nel libro si parla inoltre della fondazione di Atene da parte di Minerva. Allora qui vediamo già qualche cosa che apparentemente sembra molto favoloso, no? Cioè che Alessandro il Grande aveva fra i suoi ufficiali un ufficiale di origine indiana che però sarebbe disceso anche lui dai frisoni di Aldland, Atland. Nel 1550 a.C. Ora, dunque, uno dice, ma con tutta probabilità sto personaggio è mitico, cioè sarà un personaggio come Re Artù, di quei personaggi che non riesce a capire neanche se si ispirano a un personaggio realmente esistente oppure no. Sì, con tutta probabilità è così, però è il contesto in cui si trova che fa pensare, no, che su questo sfondo di leggenda si celi uno scenario in qualche modo realistico, perché è strana questa idea, no, che i frisoni siano venuti dal mare del nord fino in India, no? Uno dice, ma tutto quel viaggio dal mare del nord fino all'India suona perché è proprio il Punjab. A questo punto, nel 1550 a.C., quindi più di 3500 anni fa, la cosa, diciamocelo, non appare per nulla strana. Perché? Perché noi sappiamo che quando si parla di popoli indoeuropei si intende appunto popoli che vanno dall'India fino all'Europa occidentale, no? E la loro origine non è ben chiara, ma molti hanno avanzato l'ipotesi che gli indo-iranici, cioè i popoli ari dell'India e dell'Iran siano venuti da nord e possano essere strettamente imparentati con popolazioni nordiche. Infatti, innanzitutto, la religione è uno degli elementi che lo fa pensare, la lingua, anche perché siamo indoeuropei, ma anche altri particolari, cioè per esempio gli Aesir, gli dei scandinavi, assomigliano agli Asura indiani, o gli Ahura iraniani,
da cui il nome di Ahura Mazda, il dio di Zoroastro, dio della luce e del fuoco. Cioè, la parentela etimologica è indubbia, no? Quindi non appare una cosa così favolosa l'idea che nel Punjab vivessero delle tribù di origine germanica o strettamente imparentate con le popolazioni germaniche. E quindi non, cioè, vediamo appunto che sì, il contesto è mitologico, però i riferimenti storici non appaiono così aleatori, così puramente mitici. E dunque, appunto, e dopo si parla della fondazione di Atene da parte di Minerva, cioè mentre le tradizioni ateniesi non dicono con certezza chi fu il fondatore di Atene, cioè se la dea Atene oppure invece Cecrops, il re serpente o altri, per esempio mi sembra Eritonio, no? E qua viene detto invece esplicitamente che la fondatrice di Atene, anche in questo caso, è una donna, quella che poi è stata divinizzata come la dea Atena, che viene chiamata Minerva, perché appunto, come ho detto, questi miti sono filtrati attraverso l'interpretazione latina, quindi il nome di Atena diventa Minerva, il nome latino di Atena. E bisogna tener conto di questo, cioè dell'influenza della cultura classica su questa mitologia, che evidentemente prima era una mitologia a parte. Se lo era Linda è davvero autentico, cioè deve essere nato appunto dalla mescolanza fra una mitologia locale, appunto nell'area dei Frisoni, e altre influenze provenienti da sud, no? E continuando, nel testo si ricorda anche Ulisse e la sua ricerca alla caccia della sacra lampada. Una profetessa gli aveva predetto che qualora l'avesse trovata sarebbe diventato re d'Italia. Ecco qui, vedete che appunto si aggiungono i personaggi mitici dell'antica Grecia, Ulisse, che sarebbe diventato re d'Italia, no? Perché uno dice, cosa c'entra Ulisse con l'Italia? Sì, vabbè, pare che i suoi viaggi siano andati attorno soprattutto all'Italia, no? Cioè la Magna Circe, Polifemo e Scilla e Caride, insomma, erano tutti mostri e personaggi italici. Ecco, cioè sembra tutto molto strano, no? Ecco, fa pensare a mitologie che non si capisce bene da dove sono saltate fuori, e anche per questo è difficile pensare che si tratti di un falso, perché altrimenti, se fosse un falso, tutti i miti presenti nell'Oera Linda sarebbero identificabili, e invece non è così. Ce ne sono molti che non si capisce proprio come abbiano potuto saltare fuori, come appunto l'idea di Ulisse che va alla ricerca della Sacra Lampada, un po' come la ricerca del Santo Graal, no? Per diventare re d'Italia, re d'Italia tra l'altro. Fallito il tentativo di farsi consegnare sotto l'auto ricompensa i molti tesori portati da Troia, la lampada dalla sacerdotessa, la madre terra che la custodiva, ecco, un altro particolare interessante, no? È che si parla di queste sacerdotesse nella civiltà dell'Oera Linda, come vengono chiamate madre terra, no? Identificate con le madre terra, e anche lì si vede l'influenza di un culto matriarcale che non è specificamente germanico e potrebbe essere di origine mediterranea, ma potrebbe essere invece di una cultura pre-indoeuropea presente nell'area del Mare del Nord. Che la custodiva Ulisse aveva fatto vela fino a raggiungere un luogo chiamato Valhalla Gara.
nome che suona molto simile a Valhalla. Ecco qui, già vedete che viene mescolato tutto, mitologia mediterranea con mitologia nordica, in un gemisch, un mix veramente strano, dove aveva avuto una storia d'amore con la principessa Calip, ovviamente Calypso. L'isola di Calypso diventa il Valhalla, e con la quale era convissuto per molti anni, fra lo scandalo e la disapprovazione di tutti coloro che lo conoscevano. Una cosa interessante è che lo era Linda, anche se apparentemente non è certo un'opera cristiana, poi di fatto sembra essere influenzato dalla morale cristiana, no? Abbastanza sessuofobica, vediamo che ci sono appunto brani contro l'adulterio, contro i cosiddetti vizi sessuali, contro l'omosessualità anche, no? In particolar modo l'omosessualità dei greci. Dunque, questo frammento di storia greca inserito nel libro di Oera Linda è quanto mai interessante, data le avventure di Ulisse attorno al 1188 a.C., vale a dire una cinquantina di anni oltre la moderna datazione della caduta di Troia. Sì, sai che differenza, a parte il fatto che appunto su questo ambito non è che ci siano certezze. Ulisse, secondo alcuni, sarebbe un personaggio mitologico molto più antico della guerra di Troia, che in qualche modo è stato inserito nella vicenda della guerra di Troia successivamente. Dunque, ma lo era Linda, potrebbe essere nel giusto. Da quel che la leggenda tramanda, la ninfa Calipso era una Burchtmagd, parola che significa Vergine Suprema, una sorta di capo di un gruppo di vergini vestali, no? Anche qui si richiama il ricordo di culti matriarcali, però a me viene in mente cioè una leggenda molto interessante che riguardava la fata Morgana, secondo cui appunto la fata Morgana regnava sull'isola di Avalon ed era il capo di nove fate, nove sacerdotesse potremmo dire, che vivevano sull'isola, dotate di poteri magici, e gli autori classici parlano di un'isola al largo della Bretagna chiamata Sena, adesso si chiama Sein, no? Dalle parti di Finisterre, se non vado errato, dove dicono che c'era un monastero di nove sacerdotesse, druidesse, no? Probabilmente ciò che restava di un antico culto appunto matriarcale precedente la venuta dei Celti. E cioè questo unire la ninfa Calipso a queste cosiddette vergini vestali, vergini supreme, fa pensare a un collegamento con questo mito, no? Cioè che, come ho detto, in origine ci sia stato un nucleo di miti alla base dell'Oera Linda, un gruppo di miti appunto locali, che poi sono stati accoppiati ai miti mediterranei, per dare grandezza alla vicenda narrata, cioè come per dire, vedete che noi frisoni abbiamo avuto legami con le grandi civiltà del passato, di cui adesso abbiamo sentore tramite la cultura latina, no? Le grandi culture mediterranee, no? Come per volersi liberare di una sorta di inferiorità culturale che era tipica e sempre stata un po' tipica delle popolazioni germaniche nei confronti delle popolazioni latine e mediterranee, no? Secondo cui, come dire, non avendo avuto una grande antica civiltà, sarebbero stati una razza inferiore in un certo modo. E sono costretto a chiudere, arrivederci.